Confermiamo ovviamente la nostra soddisfazione per quelli che sono stati i dati che ieri comunque sono arrivati anche continuamente e che hanno segnato il risultato che conoscete e che confermano nelle regioni di cui stiamo parlando che il Partito Democratico torna ad essere il primo partito politico italiano dove si è votato con il 19,8%, circa il 20% del consenso. La seconda forza politica la Lega e questo io credo sia uno dei risultati dal punto di vista non solo simbolico ma politico molto molto interessante. Non dimentichiamoci mai che questo è il gruppo dirigente che nasce dopo la sconfitta del 2018 e la marginalizzazione del PD come forza politica non solo di governo ma di alternativa, vista la bipolarizzazione tra Lega e 5 Stelle. Oggi il PD torna ad essere il primo partito dove si vota e sicuramente il pilastro intorno al quale organizzare grandi alleanze, come abbiamo visto, competitive.